Allora, perché patata e cosmesi naturale? La patata è ricchissima di vitamina C intanto, quindi la vitamina della giovinezza, ma non solo, la vitamina della luminosità della pelle. Tanto che la patata è proprio rinomata, e io l'avevo sempre snobbata, come rimedio per donare una particolare luminosità o conferire un incarnato luminoso. Quindi patata anche per le macchie della pelle, proprio per il suo contenuto di vitamina C. Patata anche per le imperfezioni cutanee, per il suo contenuto di rame, ma anche di altri minerali, tra cui lo zolfo, quindi con attività purificante. Patata sebo regolarizzante, quindi regolarizza la produzione di sebo in virtù del suo contenuto di amido. La patata è davvero umile, quanto meravigliosa, quanto magica per la nostra bellezza. Quindi intanto. Ma poi se tu ci pensi, no? Magari poi queste cose te le dimentichi col passare del tempo, però le nostre nonne facevano Già. la bruciatura, Bravissima. e quindi le piegano proprio la buccia di patata. Poi Bravissima. queste cose si perdono, ma invece io la memoria è molto importante, no? Andare un po' a ripescare, no? I vecchi metodi, Esatto, anche perché funzionano. funzionano e quindi riportarli in auge, ed ecco perché la. Bravissima! La patata per le scottature, infatti, è lenitiva, ha proprietà antinfiammatorie e quindi se magari torniamo dal mare, possiamo massaggiarla sulla zona arrossata al posto del doposole. Adesso non è più estate, ma ancora la patata per le occhiaie. Per la sua capacità di ridurre la visibilità dei vasi sanguigni, dei capillari, quindi ha una certa azione astringente. È davvero un piccolo portento.